La storia di Taranto è strettamente legata alla presenza del suo mare, anzi dei suoi mari. D'altra parte, Taranto nasce proprio dal mare, perché queste genti provenienti dalla Laconia approdarono le sue coste attraverso il mare. La straordinarietà del sito tra due mari fece sì che da subito questa città divenne una delle più importanti e delle più ricche città del Mediterraneo. La bellezza di questo mare è davvero straordinaria. Si parla addirittura dei Caraibi del Sud in alcune zone della nostra costa, una costa che è molto estesa. Sono oltre 140 km di costa, di una ricchezza forse unica nel contesto pugliese. Il mare, pertanto, significa anche il porto, ovviamente. Anzi, fu una delle ragioni della ricchezza di questa città. Ed è anche un punto di forza della nostra economia, della nostra riconoscibilità a livello europeo e mondiale. Porto di Taranto è un'imponente infrastruttura. Un grande vettore marittimo decide di posizionare un importante terminal contenitori proprio nel porto di Taranto. Nell'ambito dell'ammodernamento del porto di Taranto, era stato individuato un fazzoletto di mare che doveva essere riempito con del materiale di risulta da dragaggi previsti in un'altra zona del porto. L'ampliamento del quarto sporgente della sua darsena d'ovest comporta anche la esecuzione di dragaggi per assicurare i meno 12 metri di acqua alle navi in banchina. Il sito oggetto di realizzazione della vasca di contenimento fango di dragaggio, a seguito di indagini e aggiornamento di indagini, è stato oggetto di ritrovamento di una colonia di Pinna nobilis. Prima di adibire la vasca di contenimento ad accogliere i sedimenti provenienti dai dragaggi, è stata fatta questa importante opera di delocalizzazione, nonché è stata pure catturata la fauna ittica all'interno della vasca stessa e liberata in mare aperto. Il mare è un insieme di equilibri biodinamici che vanno studiati e difesi. Ogni organismo marino ha un suo ruolo nell'ecosistema del mare. Alcuni organismi sono anche endemici. Li puoi trovare solo in una determinata area geografica del nostro pianeta. Pinna nobilis, ad esempio, è una specie che vive unicamente nel Mar Mediterraneo. Spesso la troviamo in mezzo alle praterie di posidonia oceanica, ad una profondità che varia da pochi metri fino ai 40. Pinna nobilis è un molusco lamellibranchio endemico del Mediterraneo. Può raggiungere notevoli dimensioni, fino al metro, 1,20 m, anche perché è una specie molto longeva. E per questo possiamo considerarla una icona, una specie iconica del nostro mare. Questi molluschi vivono infossati con la loro estremità anteriore nel sedimento, cioè nel fondo del mare. Normalmente prediligono sedimenti sabbiosi o sedimenti ghiaiosi. Si ancorano al substrato grazie alla produzione di una sorta di filamenti che producono attraverso la loro ghiandola del bisso che hanno all'interno della conchiglia. In questo modo evitano anche
la predazione da parte di organismi come per esempio il polpo, che tenderebbe a strapparli per portarli in tana e quindi mangiarli con tutta calma. A salvaguardia della specie, l'autorità di sistema portuale del Mar Ionio, unitamente al CNR IRSA di Taranto, hanno portato avanti un progetto lodevole per la conservazione della pinna nobilis. In particolare, è stata ritrovata una colonia di circa 2.000 esemplari di pinne nobilis. L'autorità portuale ha subito interessato gli enti competenti e quindi procedere ad una azione in collaborazione con gli enti deputati appunto alla salvaguardia ambientale e naturalistica. Prima di ogni altra attività sul sito, l'autorità di sistema portuale del Mar Ionio ha finalizzato immediatamente il progetto Ripinta, interamente proposto e sviluppato dai ricercatori del CNR IRSA di Taranto. Il progetto prevede la messa in sicurezza di questi individui attraverso il recupero e il loro reimpianto in altra sede. Il progetto Ripinta nasce dalla necessità di dover ricollocare una numerosa popolazione di pinna nobilis. Abbiamo dovuto far fronte alla esigenza di spostare un numero considerevole di individui da una zona dove sarebbero stati seppelliti in una zona dove invece avrebbero trovato la possibilità di svilupparsi ulteriormente. Tutta l'attività possiamo dividerla in tre fasi. Una prima fase durante la quale abbiamo rimosso dal sito le pinne nobilis. Queste poi in una seconda fase sono state trasferite all'esterno della diga, all'esterno della vasca di colmata, e quindi è iniziata la terza ed ultima fase, che è quella del reimpianto, cioè ovvero le pinne sono state reimpiantate in un sito idoneo alla loro crescita. Prima di procedere alla ricollocazione degli esemplari, la colonia è stata censita in maniera tale da avere un quadro generale, prima di tutto, della consistenza numerica di questa colonia. Stiamo parlando di quasi 2.000 individui. Altri interventi di questo tipo sono già stati fatti anche in Italia, in Sardegna e in altre zone del Mediterraneo. Però in questo caso il numero di organismi è veramente eccezionale. 2.000 organismi non sono mai stati reimpiantati tutti insieme. Si arriva al massimo a 50-60 individui, oppure 150, come nel caso dell'intervento di reimpianto dovuto al naufragio della Concordia. Questa fase di rimozione è una fase molto delicata, perché gli organismi i molluschi sono saldamente ancorati al substrato tramite i filamenti del bisso, che possono estendersi anche per parecchi centimetri all'interno del sedimento, per cui bisogna prestare molta attenzione durante quella che si può definire una vera e propria eradicazione dell'organismo dal sedimento. La tecnica di espianto degli organismi dal fondo marino ha richiesto un'attenta procedura di scavo intorno alla conchiglia. Per questa operazione si è usato un normale trapiantatore da giardino. I molluschi, una volta sfilati dal sedimento, sono riposti in una cassetta e poi recuperata su una barca a appoggio. Qui, avendo cura di limitare al minimo l'esposizione delle pinne all'ambiente esterno, i ricercatori del CNR hanno provveduto ad effettuare una serie di rilievi sui singoli organismi. Prima di essere reimpiantato nel nuovo sito, ogni organismo viene etichettato a bordo e fotografato ai fini di una raccolta di dati biometrici.
L'etichettatura consiste nell'attaccare un'etichetta con un codice alfanumerico che indica il sito di ricollocazione, il gruppo di cui fa parte l'organismo in particolare e poi un numero che indica in maniera univoca quell'organismo. Prima di avviare tutte le attività di rimozione è stata scelta una zona per il reimpianto, una zona idonea alla crescita delle pinne. Per avere questa sicurezza abbiamo scelto un'area dove erano già presenti vari esemplari di pinne. Tra tutti i siti possibili che abbiamo individuato preventivamente nella rada del Mar Grande, ma anche all'esterno, ne sono stati scelti due: uno a sud-est, nella zona sud-orientale della rada, e l'altro nella zona nord-occidentale. Terminata la fase di etichettatura, gli organismi sono riposti nuovamente nelle apposite cassette che, immerse in vasche con acqua corrente, sono trasferite nell'area di reimpianto con la barca appoggio. L'operatore subacqueo trasporta la cassetta nel sito di reimpianto e lì il procedimento avviene esattamente al contrario di quello che si è fatto durante la fase di rimozione, per cui col trapiantatore si effettua prima un piccolo scavo nel sedimento in modo tale da creare una sorta di alloggiamento per il mollusco. Dopodiché la conchiglia con la sua parte anteriore viene in maniera molto delicata infissa all'interno di questo piccolo scavo. A quel punto la fase di reimpianto per quel particolare individuo è terminata. Il perfetto lavoro di squadra dei soggetti coinvolti e un adeguato programma operativo hanno permesso di completare il lavoro di rimozione e ricollocamento in soli 28 giorni. Completata l'attività, era molto importante valutarne l'efficacia, monitorando nel tempo la popolazione reimpiantata. L'obiettivo è stato quello di effettuare misure sperimentali di accrescimento e di valutare la mortalità. Era prevedibile che gli individui avrebbero subito degli stress per effetto del trasferimento e quindi calcolare la mortalità a breve termine serviva proprio per quantificare questo aspetto. D'altra parte, la mortalità a breve termine era anche indice della qualità della metodica utilizzata nell'intero processo di reimpianto. Invece, la mortalità a medio e lungo termine è servita a valutare quanto le tecniche di questo tipo possano essere efficaci per la salvaguardia della specie. Il risultato finale emerso da questi monitoraggi è stato nettamente positivo. Dopo un mese è stata riscontrata una mortalità del 19% degli individui trapiantati, dovuta per la maggior parte a predazione da parte dei polpi. Infatti, molte pinne sono state ritrovate rotte presso le loro tane. La mortalità dovuta allo stress legato all'espianto o reimpianto è stata valutata intorno al 5%, cioè circa 70 individui su 2000.
A fine ricerca, la percentuale di mortalità per stress e predazione si è attestata al 24%. Un valore importante, influenzato però anche dalla illegale pesca a strascico che ha sradicato, uccidendole, oltre 200 pinne. Anche l'accrescimento delle pinne ha testimoniato il successo. Infatti, la taglia media delle pinne, che era di circa 22 cm al momento del reimpianto, in 18 mesi è passata ad oltre 36 cm. Grazie alla sensibilità dell'autorità di sistema portuale del Mar Ionio e le competenze scientifiche del CNR IRSA di Taranto, è stato possibile confermare che la tecnica della traslocazione sia uno strumento efficace per la conservazione della pinna nobilis, icona del Mediterraneo. I risultati ottenuti sono stati presentati in diversi congressi scientifici e hanno costituito oggetto di varie pubblicazioni. Ora c'è un nuovo elemento che minaccia la salute della pinna nobilis. È un nuovo agente patogeno. È iniziato tutto nel 2016, lungo le coste mediterranee della Spagna. Ad oggi è arrivato a compromettere la vita del mollusco in tutto il bacino del Mar Mediterraneo. Il microrganismo responsabile di questa infezione è un protozoo unicellulare nuovo per la scienza, che è stato descritto col nome di Haplosporidium pinne. È un organismo simile a quelli che già hanno causato fenomeni di questo tipo in altre specie di molluschi, come alcuni tipi di ostriche. Questa infezione colpisce le ghiandole digestive delle nacchere, causando un forte stato infiammatorio che in poco tempo porta gli individui alla morte. La diffusione del patogeno è talmente vasta da far temere una mortalità di massa nell'intero Mediterraneo e quindi l'estinzione della specie. La cosa necessaria adesso è intensificare queste campagne di monitoraggio, perché è molto importante trovare individui in buona salute, perché questi individui in buona salute possono essere resistenti all'infezione e di conseguenza possono essere loro l'unica speranza per la salvezza della specie. Anche in questa occasione, enti di ricerca come il CNR di Taranto, supportati da altri enti governativi, stanno studiando il caso per trovare la soluzione e salvaguardare la specie dall'estinzione. Recentemente, durante una delle nostre attività di monitoraggio subacqueo, abbiamo rinvenuto alcuni esemplari di pinna nobilis vivi in Mar Piccolo. Ora si apre una serie di scenari per quanto riguarda le possibili spiegazioni di questo ritrovamento. Noi continueremo a svolgere queste attività di monitoraggio perché, anche alla luce di questi ritrovamenti, diventa ancora più importante trovare il maggior numero possibile di individui vivi. Osservare il mare è come vedere qualcosa che viene da molto lontano. Quell'acqua, quell'idrogeno, componente della molecola dell'acqua, ha la stessa età del nostro universo. 13 miliardi e 800 milioni di anni. Ognuno di noi deve essere responsabile del nostro ambiente e del nostro mare.